Consegna di pigne per la fortezza! Ehi, attento a dove tiri le cose! C'è della gente qua giù! Scusa! Procedo con la raccolta di una nuova spedizione di pigne! Volare alto! È quasi finita! Dobbiamo solo rinforzarla dall'interno! Leo, lascia stare! Va bene anche così! Ciao a tutti! Felice di vedervi! Oh, ciao Mila! Noi andiamo a prendere altri rami! Tu resta qui a fare la guardia! Ci penso io! Abbiamo raccolto questi rami per tutto il giorno! Se continuiamo così, presto gli alberi rimarranno spogli! Sto proteggendo la fortezza! Sto proteggendo la fortezza! Da chi la sto proteggendo? E vai! Quello a macchie e quello a strisce se ne sono andati! Ehi, piccoletta! Ascoltami bene! Questo prato adesso è nostro con tutti i suoi lamponi! Che significa che è vostro? Il prato è pubblico e la fortezza è nostra! Lo era una volta, ma ormai non lo è più! Martore! Martorizzatela! Prendetela! No! Non ho paura di voi! Oh, povera me! E vai! Beccati! Mila, non avere paura! Non ho paura! Resisti! I soccorsi stanno arrivando! Martore, abbattete quel... sorcetto volante! Vattene dalla nostra fortezza! Adesso sei tutta sola! Andate, forza! Non è sola! Ah, quello a macchie! Questa è la nostra fortezza! Lo era una volta, ormai non lo è più! Quindi ho trasportato questi rami per niente! Martore! All'attacco! No! Martore, ritirata! Ma non finisce qui! E vai! Via! Sì! Andate, Via! Non tornate! Avete capito? Spero abbiate imparato la lezione! E non provate più a spaventarmi! Non riesco a crederci, battuti da quello a macchie e da quello a strisce. Dobbiamo vergognarci, mondo martora! Guardate là! Che c'è? Quella è la tana dell'orso Bills. Bene, bene, bene. Ho appena avuto un'idea. E basta po'! Lamponi! Lamponi dolci! Lamponi! Ce ne sono tantissimi! E poi Mila ha urlato: attaccateli! Mi avete visto? Ne ho afferrato uno! Boom! Ed era storia chiusa! La battaglia era finita! E poi gli ho detto non tornate! È stato fantastico!
scappare. Avete paura? Questo vi insegnerà a stare fuori dai piedi. Il prato adesso è nostro, con i lamponi e tutto il resto. E quindi, amici, questo significa che il nostro prato è la nostra fortezza. Ormai non ci sono più. Calmati, Mila. Ce li riprenderemo. Sì, certo che lo faremo. Voglio dire, Leo, non lo hai visto? Non siamo abbastanza forti, non possiamo battere Bills. Credo di conoscere qualcuno che potrebbe aiutarci. Gentilissimo signor Bills, noi avevamo concordato che metà dei lamponi sarebbero stati comunque nostri, no? Ok, ho capito. No, non bisogna insistere. Quando uno ha capito... Ha capito! Aiuto! Oh no, cuccioli. Sono un po' troppo vecchio per lottare contro un orso bruno. Tu sei la nostra unica possibilità di batterlo. Leo, arrendiamoci e andiamocene al fiume. Aspetta un minuto. Ma Papendiga, quindi non esiste un animale nella foresta che sia più forte dell'orso bruno? Ah, tanto tempo fa gli orsi bruni non avevano alcuna ragione di dubitarne. Non esisteva animale più forte di loro. Così l'orso bruno divenne vanitoso e iniziò ad abusare del suo potere, facendo delle brutte cose. Ma per ogni potere esiste un potere ancora più forte. Lo spirito della taiga copre sempre le spalle ai suoi figli. Allora che cosa facciamo? Cerchiamo di nuovo lo spirito della taiga? Così che cacci Bills? No, lo cacceremo noi stessi. Ok, Mila, tu devi distrarre Bills. E Cuba, tu devi sbucare alla sua destra. Voi, Tig, guarda chi ha deciso di venirci a trovare. Quell'ingordo ci ha cacciati via. Aveva promesso di dividere lamponi con noi. Fammi indovinare, non lo ha fatto. È poco ma sicuro. Ok, adesso dobbiamo unire tutte le nostre forze e cacciarlo via. Che fate? Siete con noi? Certamente, siamo con voi. Ma poi faremo metà con i lamponi, vero? Ehi, Bills! Vattene via! Questa è la nostra fortezza! Basta, Api! Perché mi state seguendo? Che cosa volete? Lasciatemi stare, per favore! Vattene, Bills! Questo è il nostro prato! Già, proprio così! L'abbiamo trovato prima noi! Perché vuoi distruggere la nostra fortezza? Vattene via subito da qui! Oh, ho capito! Volete mostrarmi qualcosa? Casa vostra? Perché non tornate dentro? Oh, capisco! C'è qualcosa che ve lo impedisce! Adesso non mi pungete! State dicendo grazie? Aiutatemi! Mila è in pericolo! Api, mi aiuterete? Vi prego! Lanciatene ancora! Lanciatene ancora! Abbiamo finito le pigne! Oh no! Protegge sempre le spalle ai suoi figli! Ma guarda un po'! Lo vedi? Quello è lo spirito della taiga! Sì, è venuto ad aiutarci! Ma come faceva a saperlo? Proprio così, scappa! Avanti, corri più veloce! O lo spirito della taiga ti prenderà! Ciao, Api! Grazie dell'aiuto! Andate
sconfiggere un altro nemico! Per il suo valore e il suo talento nel volo, Marty viene premiato! Con un delizioso lampone! Oh, è davvero fantastico, grazie! Una piccola prodezza. E a quel punto la volpe ha iniziato a inseguire il leprotto. Leo, guarda qua! La volpe sembra proprio reale! Oh, Mila, sul serio! Tig, non interromperla! Mila, continua! Mostraci che è successo dopo! Ma il leprotto non ha avuto paura della volpe! Guarda quel leprotto, non ha avuto nessuna paura! È stato davvero un eroe! Mila, anche questo fa parte del tuo numero! No! Attenti! Oh, la mia amica! Voi altri, correte e non guardate dove andate! Bills! Grazie! Allora, cos'è successo esattamente? Bills! Bills! Sta arrivando! Non nasconderci! Spiegatevi! Bills sta arrivando! È Bills! È davvero enorme, hai visto? È un eroe! Ha salvato il nostro bambino! Sì, evviva! Come, come? Un eroe? Eroe! Dove? Eroe! È salvo! Eroe! Che c'è? Adesso sono un eroe? Hai sentito, Leo? A quanto pare dicono che sono un eroe! Lo sei di sicuro, Tig! Viva l'eroe! Viva l'eroe! Viva l'eroe! Consigliere, che succede? Oh, vostra saggezza è il primo atto eroico! Oh, eroe! Hai salvato il nostro amato bambino! Ed ecco perché vorremmo invitarti ad un banchetto in tuo onore! Un banchetto in mio onore! È davvero fantastico! Sono un eroe! 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 Sì, non puoi dire sul serio! Certo che sono serio, guardatemi! Andiamo! Ci vediamo al mio banchetto stasera! Ehi, fate attenzione a portarmi, non vorrete far cadere l'eroe, eh? Oh, eroe! Tig il coraggioso! Sei molto felice di stare con noi! È un vero peccato che Leo non mi possa vedere! Non ci crederebbe mai! Oh, quella è la mia statua! Fantastico! Ora avrò qualcosa da mostrare a Leo al banchetto! Oh! Attento! Aiutatemi! Fiu! Ce l'ho fatta! Ci è mancato poco! Oh, andiamo! Non è niente! Dico sul serio! Il secondo atto eroico! Il secondo atto eroico! Ah, oh, vostra altezza reale! È il secondo atto eroico? Un gufo! Mettetevi in salvo! Scappate! Prendi questo! Vattene da qui! Il terzo atto eroico! È il terzo atto eroico! Viva l'eroe! Proprio viva così! L'eroe! È divertentissimo essere un eroe! Oh! Grande eroe, Tig! La leggenda diceva la verità! Sei tornato di nuovo da noi! La leggenda? Di quale leggenda parlate? Un'antica leggenda! È avvenuta molto, moltissimo tempo fa! Debole ed esigua era la tribù dei Lemming! Avevamo paura di ogni cosa! Chiunque poteva farci del male, ma più di tutto la nostra tribù aveva paura del mostro della foresta! Ogni anno il mostro veniva nella nostra dispensa e la saccheggiava! I Lemming allora iniziarono a pregare. Oh, grande spirito della taiga! Siamo piccoli e abbiamo bisogno della tua protezione! Lo spirito della taiga li sentì e promise di mandare loro un eroe.
ma i Lemming non lo riconobbero subito. Solo dopo che ebbe compiuto 3 atti eroici, capirono che era lui, l'eroe. I Lemming chinarono il capo davanti all'eroe e gli parlarono di tutti i loro problemi. L'eroe allora si mise in viaggio e riuscì a cacciare il mostro della foresta. È fantastico! Poi che è successo? E poi l'eroe se ne andò, ma disse che se il mostro della foresta avesse mai iniziato di nuovo a tormentare la tribù, sarebbe tornato e l'avremmo riconosciuto dai 3 atti eroici. E adesso lui è qui! Ah sì? E chi sarebbe? Sei tu, oh nostro grande eroe! Viva l'eroe! Viva! E adesso, l'eroe! Dato che sei qui, viva, caccerai l'eroe! Lo spaventoso mostro della foresta! Viva l'eroe! Non è un problema. Allora chi è il vostro mostro? Uno scoiattolo o roba simile? Uno scoiattolo? No, a dire il vero è un po' più grosso. In realtà sto parlando di Bills. È Bills! Sì, Bills! Sapete una cosa? Io non sono pronto a fare l'eroe. Non ho proprio la stoffa dell'eroe. Credo che dovreste trovarvi qualcun altro. Lemming, l'eroe deve compiere un atto eroico. Eroi! 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 Ehi, che state facendo? Lasciatemi andare! Viva l'eroe! Non viva voglio essere l'eroe! Il vostro eroe! Viva l'eroe! Ehi, voi! Fatemi uscire da qui, mi avete sentito? Devo tornare a casa adesso! Viva l'eroe! Voglio dire, tornerò! Stasera è in tempo per fare l'eroe! Psst, psst. Vieni qui! Ti ho salvato la vita! Adesso tocca a te aiutarmi! Va a cercare i miei amici! Per favore! Ok! Cuba, prendilo! L'hai mancato! C'è! Zig! L'hanno messo in una gabbia! Ehi, aspetta un minuto! Hai detto gabbia? Ora raccontami tutto dall'inizio! Eroi! Eroi! Perché ho deciso di diventare un eroe? Potevo essere a casa adesso con lei! Lemming! Il momento dell'eroismo è giunto! Leo, amico mio, dove sei finito? Eroe, ti senti pronto a combattere contro il mostro della foresta? No! L'eroe è pronto! Ah! Il mostro! Il mostro è arrivato! Buona fortuna, eroe! Noi crediamo in te! Ehi là! Bills, ascolta, magari possiamo raggiungere un qualche tipo di accordo, eh? Ok, questa è la fine. Tig, non avere paura, sono qui! Leo, amico, sei qui! Sei venuto a salvarmi! Sì, Tig, ho un piano! Leo! Oh, stai cercando di accecarlo! È questo il tuo piano! Pazienta, Tig! Lo spettacolo è appena cominciato! Un mostro! Leo, è finita! Addio, amico mio! L'eroe ha fatto scappare il mostro della foresta! Viva l'eroe! Viva l'eroe! Ma non sono viva stato io! L'eroe! Mi spieghi dov'è finito quel mostro spaventoso? Eccolo qui, il tuo mostro spaventoso! Wow, ragazzi, è stato incredibile! Che grande idea che vi è venuta! Perfino Bills ha avuto paura di voi! Siete voi che meritate di essere chiamati eroi!
Oh, i più grandi tra gli eroi. Oh no, non siamo i vostri eroi. Stavamo semplicemente salvando Tig. Lui è il nostro amico. E la cosa che abbiamo usato per spaventare Pins è Mika. In questo caso, daremo un banchetto per onorare Mika. E i suoi amici, La giornata di Mika e dei suoi amici? Sembra davvero molto bella. Oh, vostra saggezza! Leo, ho davvero compiuto 3 atti eroici. Non è così? Oh, Tig, sei senza speranza. Uno, due, tre, quattro... Un vecchio amico. Sei, sette, otto, nove, no. Dieci... No! Qui mi troverà subito. 12, 13, 14, 15... Neanche qui va bene. 16, oh, 17, allora dove dovrei nascondermi? 19, oh. 20, 21, 22, 23, 24, 25... E ho finito di contare. Pronto o no, sto arrivando. Allora. Leo, sto arrivando. Wow. Questo è un posto grandioso dove nascondersi. Tig dovrà cercarmi fino al tramonto. Leo. Eccoti qua! Leo! Prendimi! Tig, aspetta! È fantastico! Ehi, Tig! E io che dovrei fare? Tig, aspetta! È stato fortissimo! Facciamolo di nuovo! Certamente! Leo, comunque dove hai trovato questo nido? Su un albero! Dove altrimenti? Ma e se questo nido appartenesse a qualcuno? Beh, sai, il nido è vuoto. E se è vuoto significa che è stato abbandonato. Leo! Tig! Mappa ci sta aspettando! Sì, arriviamo! Solo un secondo! Tig, adesso mettiamolo via. Torniamo più tardi per un altro giro. Va bene. Spingiamolo da questa parte. Se non vi sbrigate, me ne andrò senza di voi! Mila! Aspettaci! Ok, cuccioli. Oggi vi racconterò una storia alquanto incredibile. Hey-ho, hey-ho, hey-ho. Quando soffia il vento forte e si increspano le onde, la tempesta cresce ed infuria sempre più. La spaventeremo noi. Mappa, chi sta volando lassù? I corvi? Tu sei un corvo, Mila. Loro sono aquile. Calma, calma, cuccioli. Non litigate. Quelle sono cicogne. Stanno tornando ai loro nidi dopo l'inverno. Theodore, mio caro amico. È meraviglioso rivedere un vecchio amico quando si torna finalmente a casa. E lui chi è? Lo sapete? Cuccioli, voglio presentarvi Theodore, un mio vecchio amico. Una cicogna. Signor Theodore, è stato un viaggio difficile? Beh, come dicono nella terra lontana della Cina, il viaggio verso il proprio nido di famiglia inizia con un singolo battito d'ali. Sapete una cosa, cuccioli? Vi racconterò la storia della cicogna. Oh, davvero? Sarei molto felice di sentirla anch'io. Va bene, allora. Tanto tempo fa viveva un maschio di cicogna. Era tutto solo? Sì, tutto solo. Tutto solo nel suo gigantesco nido. Ma poi la cicogna decise di trovarsi una compagna.
Un giorno, in alto nel cielo, proprio sotto le nuvole, vide una bellissima femmina. Solo che, a quanto pare, questa bellissima femmina era la figlia del vento più forte, che non voleva dividerla con nessuno. Il vento scese su di lui e spazzò via il nido della cicogna. Ma la cicogna non intendeva arrendersi. Costruì un nuovo nido, molto più solido di quello precedente. E fu in quel momento che il vento capì che la cicogna era un degno fidanzato per sua figlia, tenace e coraggioso. Da quella volta, le cicogne fanno ritorno nei loro nidi ogni anno e le famiglie che formano durano per tutta la loro vita. Signor Theodor, anche lei ha una compagna? Beh, una cicogna con un nido ha tutto. A proposito, venite a trovarmi qui vicino, sulla cima della montagna. Tig, ho la brutta sensazione che il nido che abbiamo trovato possa essere di qualcuno, purtroppo. Davvero? E di chi? Oh, il nido è scomparso. Che significa scomparso? Sparito completamente. Magari il vento lo ha spazzato via. Nessun vento potrebbe riuscirci. Il nostro era il nido più resistente dell'intera taiga. Oh, no, no, no. La mia Teodora arriverà da un momento all'altro. Oh, non l'avete vista arrabbiata? Lo sento. Questa è la fine. Non si preoccupi, signore. L'aiuteremo noi. Leo e io lo ritroveremo in un battibaleno. Andiamo, Tig. Leo, ma dov'è finito il nido? Come faccio a saperlo? Prima era qui. Strano. Non può essere sparito nel nulla, non credi anche tu? Aspetta, hai sentito? Che martorata! Hai visto come è volato fuori il piccoletto? Forza, ricominciamo! Forza, forza! Dai! Di nuovo! Forza, spingiamo! 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 Ciao! Ehi, voi! Ridateci subito il nostro nido! Il vostro nido? Ehi, martore! L'avete sentito? Quello a macchie e quello a strisce sono uccelli! Adesso fanno il nido! Ma da non credersi! Non è né vostro né nostro, ma il nido ha un proprietario! Ridatecelo! Ok, prima prendeteci se ce riuscite! Via! Ve lo stiamo chiedendo gentilmente! Ridatecelo! Prendi questa! Altrimenti ce lo riprenderemo con le cattive! Non ci riuscirete mai! Troppo lenti! Uccellini, volate! Tig! Siamo davvero nei guai! Oh, no, no, no! È tutto qua quello che rimane del mio nido! No, 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 cuccioli! Dovreste vergognarvi! Non l'abbiamo buttato noi giù dall'albero, sono stati loro! Esatto, sono stati loro! Bel modo di vedere la cosa! Mappa, noi stavamo giocando a nascondino e a quel punto è caduto. Non volevamo farlo. E poi abbiamo pensato che non appartenesse a qualcuno. Ci dispiace tanto. Sì. Ci dispiace tanto. Per favore, perdonateci. Degli uomini saggi direbbero che ci può essere un modo di fare sbagliato, ma mai una situazione senza speranza. Ma questa è la fine! Ah, cuccioli, cuccioli. Ma Papendiga, noi risolveremo tutto quanto, vedrai. Oh, ascoltate, amici. Ho una meravigliosa idea. Leo, questo va bene per il nido? Per la copertura, certo! E questi? Sono perfetti! Mettili pure lì! Ok, bene! Spike, fa lavorare quella macchia e quella strisce! Esatto! Che c'entriamo noi? Smettete di fare domande e raccogliete! Va bene! Ancora uno qui? Ok, e ancora un altro, perfetto! Mila, ti devi fermare! È già bello così! Tig, chiamalo! Ok! Oh,
signor Cicogna! Oh. È finito! Venga con me a dare un'occhiata! Dalle fessure entra più luce e la primavera arriverà. Anch'io tornerò e felice sarò. Belli, volete fare una gara? Il primo che arriva a quel cespuglio vince! Via! Allora forza, si parte al tre! Uno, due, tre! Ehi, aspettate, non è giusto! Il fiume d'argento. Leo, siamo qui per augurarti buon compleanno. Buon compleanno! Buon compleanno! Leo, sei il migliore amico in tutto il mondo. Cosa? Oh, giusto, il mio compleanno, grazie. Che ti succede? Sei malato? Oh no, io stavo solo facendo un sogno incredibile. Un sogno? A che proposito? Io stavo volando sopra un fiume d'argento ed era davvero fantastico. Un leopardo volante, mi piacerebbe vederlo. E poi? Che è successo? E poi Tig mi ha svegliato. Oh, ehi Leo, io credo di sapere dove puoi trovare il tuo fiume d'argento. Il fiume d'argento, proprio come nel mio sogno! Wow! Leo! Quello è solo uno sciame di falene! Andiamo, Leo! Non c'è alcuna ragione di arrabbiarsi così! Era solo un sogno! Non era un sogno qualunque! Era il miglior sogno mai fatto! E stavo anche volando! Abbiamo fatto arrabbiare il nostro amico e nel giorno del suo compleanno! Ma Papendiga, possiamo chiederti un consiglio? Oggi è il compleanno di Leo. E vuole vedere il fiume d'argento. Sta morendo dalla voglia di vederlo. Così ho cercato di portarlo a un fiume come regalo, ma è andata male. Il fiume d'argento? Pochi animali hanno l'occasione di vederlo. Allora, aspetta un minuto, Mappa. Il fiume d'argento esiste davvero? Lasciate che vi racconti una storia. Tanto, tanto tempo fa c'era un salmone di nome Masu. Nuotava per i mari e i fiumi, mantenendo la pace e l'ordine e aiutando i bisognosi. Masu aveva molti amici, ma un giorno vide un uccello che sorvolava il fiume e desiderò anche lui di poter volare. Masu saltò in alto, ma non riuscì a prendere il volo e ricadde in acqua. E allora divenne triste e si adagiò sul fondo. Gli amici di Masu volevano aiutarlo dopo tutto il bene che aveva fatto. Così chiesero al fiume di far avverare il suo sogno. Il fiume allora diventò d'argento e lo sollevò e il salmone iniziò a volare sopra l'acqua. Da quel momento, una volta nella vita, ogni salmone segue il suo sogno risalendo il fiume, ma solo coloro che si sono guadagnati un'amicizia con delle buone azioni sono abbastanza fortunati da trovare il fiume d'argento. Avete già fatto a Leo il dono più importante e prezioso del mondo, e Leo lo capirà presto. Dovete solo armarvi di pazienza e concedere al vostro amico Leo ancora un po' di tempo.
Ehi, banda, avete sentito quel coso cicciotto? Hanno fatto a quello a macchie il regalo più prezioso del mondo! Dobbiamo portargli via quel regalo! Ma come facciamo a prenderlo se non sappiamo che cos'è? Ci assicureremo che quello a macchie ce lo dia di sua spontanea volontà. Lo attireremo nel posto più pericoloso che riusciremo a trovare. E poi voi lo farete spaventare a morte! Sì, 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 sì! Buona idea! Io la salverò e lui mi darà quella cosa preziosa come ringraziamento! E qual è questo posto pericoloso? La roccia nera! La roccia nera! Allora, che cosa stava sognando quello a macchie? Sognava il fiume d'argento! Vero? Bene, ed è proprio quello che vedrà. I leopardi non volano, ma io ho volato. Ciao, Leo! Bella giornata oggi, non è vero? Sai, con questo tempo il fiume d'argento sembrerà particolarmente argentato. Il fiume d'argento? Martora, hai appena detto il fiume d'argento? Lo hai visto? Oh, certo! E posso anche mostrartelo se vuoi! Wow! Ma certo che voglio! Leo! Leo! Dove può essere andato? Leo! Ah, ehi! Attenzione, ok? Oh, riesco a vedere Leo! E le martore! Dove stanno andando? Si stanno dirigendo verso la roccia nera! Cosa? Verso la roccia nera? Qualcosa non va! Andiamo! Dobbiamo seguirli! Allora? Dov'è il fiume d'argento? Ah! Va da quella parte fino al bordo estremo. Io non vedo niente. Ehi! Resisti! Resisti! Oh! Oh! Aiuto! Sbrigatevi! No, 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 non sono stato io! Sono stati loro! Non importa, ci occuperemo di voi più tardi. Leo, afferra la mia zampa! Leo! No! No! Leo! Aiutami, Dick! Ti tireremo fuori da lì! Amico. No, attenti! Oh! No!
Leo, indovina un po'. Sembra che dopo tutto tu abbia trovato il fiume d'argento. No, Tig. Non è il fiume quello che ho trovato. Ho trovato il regalo più importante e prezioso della Terra. Ho trovato dei veri amici. Leo, buon compleanno! Buon compleanno, caro Leo! Wow! Buon compleanno! Vai! Questa banda non esiste più.